Sì, assolutamente. Insieme al Centro Antiviolenza Mariel Franco riprendono da questo gennaio tutte le attività che erano attive già da prima nella vecchia Casa delle Donne e ne abbiamo introdotte molte nuove. Da domani inizieremo i corsi della palestra. Abbiamo un progetto palestra che si chiama ABAB, All Bodies Are Beautiful, con cui vogliamo invitare le donne, le persone della città appunto a prendere parte a uno spazio palestra in cui l'obiettivo sia amarsi e stare bene. Con se stesse, con se stessi e non dimagrire o non essere più belli o altro. Quindi abbiamo questo nuovo spazio palestra, abbiamo rinnovato gli sportelli che già erano attivi alla Casa delle Donne, per cui avremo uno sportello lavoro insieme al sindacato di base di Cobas, lo sportello salute e accompagnamento all'interruzione di gravidanza e avremo lo sportello legale, questo è un classico della Casa delle Donne che abbiamo da tempo. Abbiamo aperto uno spazio libreria, uno spazio biblioteca, scusatemi, con libri in prestito a tema specifico femminista, transfemminista e rispetto a questo facciamo un appello a chi vive ad Alessandria e ha testi, con questo tipo di tematiche che vuole donare alla Casa delle Donne, siamo ben felici di accoglierli per poterli mettere a disposizione, della cittadinanza. E abbiamo allestito uno spazio per i bimbi e le bimbe in cui faremo sia attività e laboratori specifici rivolti a loro e sia in cui potremo accoglierli e ospitarli mentre le mamme fanno colloqui, sia per quanto riguarda il centro antiviolenza che per quanto riguarda gli sportelli. C'è poi il nostro spazio eventi, per cui continuiamo a fare eventi e iniziative pubbliche. Abbiamo già iniziato l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, con lo spettacolo di stand-up comedy di Chiara Becchi Manzi. Il 20 di gennaio abbiamo in programma l'inaugurazione di una mostra di un artista di Ravenna che si chiama Potro Pike e che disegna e rappresenta vulve, ha proprio questa mostra che si chiama Vulve Svelate che allestiremo al piano terra e poi alla sera faremo una cena di autofinanziamento ovviamente a base di patata, non poteva che essere così. Resta un piccolo problema, un piccolo grande problema da risolvere, che è quello dell'accessibilità al primo piano con l'ascensore che è ancora rotto. Prospettive? Sì, noi già a dicembre abbiamo denunciato questa situazione, per noi il tema dell'accessibilità è un tema fondamentale, non è solo un tema tecnico, pratico, ma è un tema politico prima di tutto. Vogliamo che questa casa sia accessibile, attraversabile a 360 gradi da tutti e tutte, per cui abbiamo già posto in diverse occasioni il problema al comune, stiamo facendo pressione, sapete che siamo brave a fare pressione e stiamo cercando di risolvere il problema il prima possibile, nel mentre stiamo spostando al piano di sotto tutto ciò che è possibile spostare al piano terra, per cui ad eccezione di alcuni eventi particolari che non possiamo che fare di sopra per ragioni proprio di spazi, tutto il resto lo faremo giù fino a che non avremo risolto questo problema. Grazie.